Buon pomeriggio, ascoltatori di Radio Science, e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Entranò. Ugo Lombardi. Quest'oggi abbiamo come ospite il nostro regista, Ugo Moreno. Sto scherzando, Ugo, ciao. Ugo Ciao Moreno da Modena. Beh, Ugo. Buonasera a tutti quanti. però sarebbe stato interessante intervistarti sull'argomento del pomeriggio, perché sai di cosa parliamo oggi, vero, Ugo? Assolutamente no. Come no? Cioè, ne abbiamo parlato fino a 2 minuti fa, abbiamo parlato, no? Sì, Oggi ovviamente. partiamo d'amore, San Valentino, Ah, bello San Valentino. Ecco. Anche se qualcuno. No, dico qualcuno non sembra. A qualcuno non piace, però per me è una bella festa. Sì, è una bella festa, perché? Sei fidanzato? No, però perché? E mica è la festa dei fidanzati, solo la festa degli innamorati. Bravo, ecco, e questo è già Esatto. un primo punto da mettere all'ordine del giorno. Però prima di iniziare Io il sono nostro. innamorato della mortadella. Ecco. Non avevo dubbi, Ugo, ecco, non avevo assolutamente dubbi. Comunque, prima di iniziare, mettendo da parte la tua mortadella, Ugo, dobbiamo assolutamente fare i saluti al nostro network, quindi passo la linea alla regia centrale. Ringrazio Antonella. Come dico sempre, ormai da diverso tempo Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire tramite la nostra web TV sul sito di Radio Science al punto radioscience.it. La chat è aperta, io consiglio sempre di scrivere, come anche sulla nostra pagina Facebook. Tranquillamente, la chat è aperta anche lì. Se voi scrivete che noi rispondiamo, come dico sempre, nell'immediato subito. Inoltre, ricordo perché ogni tanto magari rischio di perdermelo, il nostro media center, che comunque è sempre attivo. Al www.sciencemedia.it basta, al posto di login basta scrivere ospite, non c'è bisogno di password e si accede a tutto il mondo, come mi piace dire, di Radio Science, quindi tutti i programmi passati e presenti. E quindi se qualcuno dovesse aver perso qualcosa, qualche puntata o volesse semplicemente rivederla, può benissimo andarla a cercare. E inoltre comunque ci sono anche le web TV da poter tranquillamente vedere in diretta. Io con questo è tutto, vi passo la parola. Grazie Ugo. Allora, ripeto per i nostri ascoltatori, purtroppo il telefono quest'oggi non è a nostra disposizione, ma potete chattare. Quindi sarebbe carino conoscere il vostro concetto di amore, come lo vivete, se lo vivete, pensiamo, speriamo proprio di sì. E questa sera il nostro ospite Flavio Ciucani, ne discuterà con noi. Quindi qualunque domanda, qualunque interrogativo potete scrivere e naturalmente risponderà Flavio in diretta. Flavio, questa sera però arriverà un filo in ritardo, quindi per ingannare piacevolmente il tempo, vi proponiamo un brano musicale, cosa abbastanza inconsueta nella nostra trasmissione, ma abbiamo deciso di Che parli di amore. concederci, speriamo, Ugo, cosa hai Un scelto? brano che parli di amore. E ho scelto, diciamo, a caso tra i tanti che abbiamo qua a disposizione. Il gruppo, un gruppo che comunque è passato qua da noi, se non ricordo male, è Black Star. E la canzone è Close Your Eyes. Close your eyes. Mi piace. Allora, godiamoci insieme questo brano e torniamo in diretta fra pochi minuti. Buon ascolto. Don't worry.
Eccoci tornati, il brano vi è piaciuto? A noi sì. Mi Bellissimo, sì. è piaciuto, Ugo, bravo. Io Allora, Ugo, tu sei un ragazzo di 37 anni? anni, 37. No, ragazzo, Un uomo. un uomo, sei un uomo oramai. Un E uomo giovane. come definiresti l'amore? Bella domanda, come definire l'amore? L'amore, secondo me, non è proprio una sua definizione, come dire. L'amore è di per sé la definizione per eccellenza. Almeno secondo me, l'amore è tutto. Cioè, noi intendiamo, spesso con San Valentino si intende gli innamorati come coppie di per sé. Però effettivamente c'è l'amore per i genitori, l'amore nell'ambito delle amicizie, l'amore anche nell'ambito degli animali, proprio animali domestici e non solo. Quindi un po' l'amore è tutto, effettivamente, l'amore per un luogo, magari un amore un po' più, come dire, particolare. Però secondo me può sempre entrare nella categoria. Quindi, Insomma, l'amore è la somma di tutti i sentimenti. secondo me sì. Oh, l'amore. L'amore potrebbe essere definito un veicolo. Un veicolo. Un veicolo è un veicolo di cui è impregnato il mondo. È un nastro trasportatore. Ognuno di noi ci mette il suo o lo toglie. È un motore comunque, è È un quello motore, sì, che dà la spinta a è un tutto. carburante. È un carburante senza del quale si sta male. Tutti quanti lo cercano, ma magari non lo dicono. Eppure tutte le notizie che riceviamo quotidianamente non sembra riflettano questo sentimento nella collettività, sembra che ci sia invece l'antitesi dell'amore. L'amore appunto è unione ed è apertura, è verso l'esterno, un sentimento che spinge ad andare oltre se stessi. Invece, quello che ci giunge sono notizie di individualismi sfrenati che possono giungere addirittura all'onnipotenza, vale a dire io decido della vita e della morte di chi mi è di fronte. E questo ormai è un sentimento che si sta spandendo a macchia d'olio nel paese, caratterizzato forse questo periodo proprio dal sentimento opposto alla paura che all'amore, volevo dire che potrebbe essere l'odio, ma il non amore genera appunto il terrore dell'altro, quindi l'allontanamento. Io credo che questo modo di fare sia quello che è, diciamo, la maniera esterna, l'ambito sporco che ognuno di noi tenta di mostrare, perché la società gli impone di mostrare questo. In realtà, quando è solo con se stesso, quando ha bisogno di amore, mostra esattamente il contrario, perché quando si parla o si pensa all'amore, ognuno di noi può identificare se stesso in tutta la sua libertà, non condizionato dall'esterno. L'esterno ci condiziona molto. L'esterno ci vuole globalizzati, quindi la globalizzazione, il tecnicismo, ci vuole uomini, diciamo, freddi, abili, preparati, ma con poco sentimento. Il sentimento appartiene invece ai nostri momenti, diciamo, singoli, quando siamo con noi stessi, o perlomeno quando riusciamo ad essere, nell'intimità con noi stessi. Ma eppure, in altri momenti storici, anche sociali, qui ci sono tre generazioni. Noi apparteniamo a tre generazioni diverse, eppure ognuno di noi ha un ricordo, come dire, diverso della propria adolescenza rispetto a quella che vede vivere oggi dai ragazzini. La nostra è stata un'adolescenza caratterizzata da altro genere di contesti, di realtà, di valori anche, insomma. Quindi oggi non li ritroviamo più. Quindi è una perdita che abbiamo subito nel corso del tempo. Ed è proprio vero che livellandoci tutti a livello della paura, avendo tutti paura allo stesso modo, si è più facilmente gestibili. Però, scivolando un attimo nel frivolo, qualcuno dice che l'amore è come una droga, e questo è un articolo che abbiamo tratto da Cosmopolitan. L'amore è come una droga. Nella prima fase dell'innamoramento il corpo umano produce dopamina, facendoci sentire talmente bene che proviamo qualsiasi dipendenza dall'amore. La quantità di testosterone nel sangue aumenta in risposta all'attrazione sessuale che proviamo verso il nostro amato. Quindi non è solo un fatto emotivo. Sì, certo, diciamo, ogni emozione scatena anche, o è scatenata da una cascata di ormoni, ossitocina, testosterone, cioè sono gli ormoni cosiddetti del benessere, ma anche altre sensazioni di piacere sono anche determinate dalla produzione o dalla increzione
gli ormoni. Però è anche vero che quando parliamo di amore, molti di noi fanno riferimento ad un bene incondizionato, un bene eterno, sempre e comunque. E l'amore, per esempio, materno, che è sempre lì, pronto a non mancare mai nei confronti dei propri figli, dei propri amanti. Questo sentimento ti dà la certezza e la sicurezza di un sentimento molto forte che non viene sbilanciato da nulla. È un amore incondizionato. È quello che sente il figlio, sente la mamma nei confronti del proprio figlio, il figlio nei confronti della mamma. Quante Beh, volte i questa forma figli. di amore però non è riproducibile identicamente all'esterno di noi, però è possibile portare questo sentimento al di fuori. Cambia forma, no, Ugo? Cambia nome. Ugo? Ah, Caleb? beh, sì, no, è col fatto Ah, che. esatto, c'è il problema dell'omonimia, avete ragione. Ok, allora tu sei Caleb, dai. Giustamente. E comunque, guarda, io ti dico, cioè, l'amore per me non puoi quantificarlo in qualche modo, non puoi, come dire, trovargli una connotazione a livello scientifico, ma non dico che non esista, perché non posso, non mi permetto di assolutamente dire una cosa del genere. Però, com'è. L'amore è qualcosa che comunque qualcuno ha dentro, cioè mi piacerebbe pensare che sia che faccia parte, che non sia un qualcosa, come dire, che provenga dalla chimica della persona. Almeno così mi piacerebbe pensare, poi magari, come dice giustamente Ugo, come dice anche qualcun altro, ovviamente in ambito medicinale, viene scaturito da. A livello medicinale, comunque dal corpo, vi dicendo, però io mi piacerebbe, come dire, vedere in una maniera un po' più astratta, più poetica, Cioè, ecco. è come se poter dire che io ti do lo stesso, ti do l'ormone, però non c'è sentimento. Cioè, il sentimento può esistere senza l'ormone, ma l'ormone non può esistere senza il sentimento. Questo potremmo affermarlo. Quindi diciamo che il sentimento dell'amore è avulso da quello dell'increzione ormonale. Ed è quello che dicevamo prima, quando l'amore è sempre e comunque, quello che nutre la madre verso un figlio o il figlio verso la madre o fra fratelli, anche se fai una cosa che non piace, che non va bene, sai benissimo che l'amore non verrà mai meno. E quello è diciamo, il senso di felicità. Quando parliamo di felicità, non parliamo di felicità che potrebbe essere identificata come un proprio con propri schemi, apparati, eccetera. Parliamo di felicità quando ci riferiamo ad un amore che non verrà mai meno. Quello, secondo me, è l'amore. E quella è la felicità. La felicità è sapere che c'è l'amore sempre. Eppure io sarei curiosa di sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Mi raccomando, Ugo, tieni d'occhio la chat perché potrebbe arrivare qualche domanda o qualcosa e sarei davvero molto curiosa di sapere qual è la vostra opinione al riguardo, sempre in attesa che arrivi Flavio. Ma intanto dobbiamo dirci un'altra cosa. Dobbiamo dirci che l'amore un tempo era, come anche adesso, tuttora, veniva utilizzato anche per saldare alcune situazioni, diciamo, sociali, economiche e anche di potere, no? Quante volte Vabbè, non è amore propriamente detto, nella storia è stato utilizzato. erano solo legami di comodo, non è amore propriamente detto, quindi Era anzi mascherato. sull'amore, no, non era mascherato, semplicemente era un'altra cosa, era solo interesse comune, quindi. Ma sull'amore si è scritto tanto, è stato sezionato, studiato, è quindi quello che interessa da sempre l'uomo ed è, come dicevamo in apertura di programma, la spinta generatrice, la fonte di ogni idea, di ogni stimolo, è la spinta alla vita stessa, l'amore, per cui nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amore e facciamo quello che facciamo, si spera, con amore. Antonella, scusami se ti interrompo, dovrebbe essere arrivato Flavio. Eccolo qui, Ecco Fabio. vediamo. Bravo. Mi ha appena scritto. Che appunto come immagina proprio un cuore. Adesso vediamo Non se. c'è ancora? Non risponde. Non sento, pare non sento nemmeno squillare. Non avrà appena acceso il computer, evidentemente. Flavio oggi ci ha davvero regalato la sua presenza perché era fuori città, per cui ha viaggiato in modo da arrivare per tempo. Quindi anche questo è un gesto d'amore. Certo. Ma infatti l'amore è anche rinuncia.
insomma, È altruismo essenzialmente, quindi comunque ora sono curiosa di chiedere a Flavio, per esempio, quanto e come l'amore ha cambiato le società nella storia. Perché ricordiamo, Flavio Ciucani è uno storico, è autore del libro Il segreto negli occhi di Maria, quindi ha ben studiato un'icona, per esempio, dell'amore materno e dell'amore universale, per cui sarà interessante ascoltare il suo punto di vista. Ce l'abbiamo, Ugo? Pronto, Eccolo! Flavio? Pronto, pronto. Ciao Flavio, Ciao ragazzi, ciao. benvenuto Sì. a noi. Ciao Flavio, Benvenuti. è andato bene il viaggio e il rientro, tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto. Ecco, io stavo appunto ricordando ai nostri ascoltatori che tu sei un ricercatore, uno storico, autore del libro Il segreto negli occhi di Maria, che è ancora possibile rintracciare su internet. Quindi sono già in onda io, vero? Sì, siamo già in diretta. Sì. Ecco, e stavo appunto dicendo, Flavio, che mi interesserebbe chiederti quanto e come l'amore ha cambiato le società nella storia. È cambiato tantissimo la società, la storica. È cambiato tanto. Non so da dove cominciare. Diciamo che di per sé l'amore è diventato da una contrattazione, è diventato finalmente poi con l'era cristiana invece in un rapporto paritario. Però questo rapporto paritario si è dileguato nel tempo, per essere molto brevi, fino ad arrivare nella situazione attuale in cui i soggetti dell'amore soggetti dell'amore sono semplicemente degli oggetti, per cui l'amore non è qualcosa che si coltiva, ma qualcosa che si può. Il possedimento è il possesso è, diciamo, è la come dice, il fine dell'amore. Appunto, noi dicevamo che l'amore non può essere un sentimento individualista, no? Non può spingerti all'isolamento dagli altri o comunque a considerare l'altro un potenziale nemico. È comunque un sentimento che ti porta all'esterno, ti porta verso l'altro. Ed è difficile immaginare un sentimento come questo in una società come quella che viviamo oggi. Infatti questo, io, cioè, fare una disamina della storica, di quello come è cambiato l'amore, è difficile. Certo, la gente si è sempre amata, il problema è il rapporto di amore tra le persone, è questo che è cambiato. Come per dire, faccio un esempio, adesso parlo di donna perché è la cosa che mi è più facile. La donna prima che venisse Cristo era, perché il punto di riferimento che io faccio sempre è Cristo, cioè per me Cristo è il mio maestro, ha detto tutto e ha fatto tutto, per cui ritengo che è il mio maestro in assoluto. Prima che venisse Cristo la donna era semplicemente una forma di socializzazione, quando si faceva sposare per avere un rapporto con altra gente più importante, più ricca, eccetera. Quindi era un rapporto, diciamo, di contrattazione, e fino a diventare semplicemente un oggetto di procreazione. Con Gesù Cristo la cosa è cambiata. C'è una cosa che nessuno come si dice, mette ben in evidenza. Che le prime comunità cristiane, è vero che viviamo in una società misogina, siamo in un periodo in cui l'uomo è il centro dell'universo, però voglio dire che nei primi cristiani, nelle comunità dei primi cristiani, si dava l'obolo o si dava addirittura il tutto della propria. Del proprio guadagno, comunque poi piano piano si è dato una percentuale del proprio guadagno, ma la cosa fondamentale era per gli orfani e le vedove. Cioè, questo si sottolinea poco, perché?
perché le vedove, una volta persi il marito, non avevano sussistenza. L'unica sussistenza era quella di diventare schiave o addirittura diventare prostitute. Quindi è importante sapere che il rapporto con il cristianesimo è un rapporto completamente cambiato, completamente evoluto. Chiaro, no? Certo. Abbiamo avuto dei momenti, diciamo, un po' particolari della nostra esistenza da cristiani. Ci siamo messi questa etichetta di cristiani e poi magari i cristiani abbiamo avuto poco, però dico che ad un certo momento il problema dell'amore, il problema di rapporto, nonostante che fossero cristiani, parliamo oggi è San Valentino, giusto? Sì. Valentino si festeggia il 14. Nell'antica Roma si festeggiava il 15, cioè il 15 era la conclusione. E c'era un papa, mi pare intorno al 430-440, che si lamentava, e già siamo in un periodo in cui già la società è cristiana, cioè nel senso il governo è cristiano, e si lamentava dicendo: ma perché ancora fate questa festa del 15 così brutta, così immorale? Perché? Perché la festa di San Valentino deriva da una festa immorale. Da un rito pagano. Sì, da un rito che addirittura lo fanno derivare da Romolo, nel quale Romolo diceva che siccome c'era un periodo in cui le donne non procreavano, non c'erano figli, e quindi si è creato questo rito in cui le donne andavano in un bosco sacro, non ricordo se era l'Aventino o un altro colle romano, in cui si prostravano e il sussurro del vento sembra che abbia detto che bisognava sacrificarsi in qualche maniera. Qualcuno ha capito che significava diciamo sottomettersi a delle leggi ben precise, non soltanto al fatto sessuale. Altri invece hanno capito l'opposto, e addirittura si è reiterata questa tradizione del 15 di febbraio, in cui addirittura le signore romane nel pomeriggio del 15 al clou della festa si donavano gratuitamente. E questo succedeva anche a tempo dei cristiani, quindi siamo già nel 450, quindi siamo già in un'epoca in cui il cristianesimo è quasi religione di Stato. Sì. E quindi si è spostato dal 15 al 14 per dire: noi non vogliamo quell'amore profano, vogliamo un amore diverso. Un amore diverso che significa un amore un amore derivante soprattutto su quello che dice, diciamo, la predicazione di Cristo. Dice: ma Cristo non ha predicato di amore. Questo non è vero, Cristo ha predicato anche di amore. Eppure, Flavio, ecco, sì. Scusami, ti interrompo, diciamo che questo termine è stato così tanto banalizzato che non è raro sentir dire: amore, ti odio, no? Cioè, una frase che dovrebbe dirla lunga su quello che molti intendono per amore e odio, e poi magari una frase dove non si sa quale parte di sé ama e quale parte di sé odia. Tu che ne pensi? Questo termine è così. Ma sai, in una società come la nostra, in cui è importante non l'essere, l'importante è il mostrare, il mostrarsi, e il mostrare significa possedere. Oggi uno che non possiede è un poveraccio, un disgraziato, cioè non si va a vedere se effettivamente è una persona che ha qualità, che ha doti, che è un essere libero, indipendente e pensante. Oggi quando un uomo vede una donna vede un uomo, dice:
quando mi piace quella, ma già piace significa vorrei averla, quindi un fatto di possesso. Quindi chi possiede e quindi mostra di possedere è importante, invece chi non possiede non è importante. Quindi non c'è la questione qui, tutta la questione della sacralità l'abbiamo persa. La sacralità è una cosa che non abbiamo più, non abbiamo più la cosa sacra. Cosa sacra? La donna di per sé è una cosa sacra, ogni essere è una cosa sacra. La donna di per sé è la procreatrice delle, la procreatrice dell'umanità, è lei che procrea. Dice, ma l'uomo è là, anche l'uomo ci mette la sua parte, ma lei procrea. C'era, non ricordo chi era, se Paolo, addirittura Pietro, aveva delle frasi straordinarie sull'amore, che non ricordo, che miseria, che diceva praticamente, considera la tua donna, è vero che è la tua partner perché insieme, diciamo procreate, ma considera che lei è la, la parte creatrice, capito? E quindi di conseguenza devi rispettarla come tale. San Eppure... Pietro, cioè Pietro, in una diciamo in una società maschilista come era quella dell'epoca, riesce a dare questa spiegazione. Quindi è importante questo. Poi dobbiamo anche pensare quello che diceva San Paolo, ricordate San Paolo che diceva sull'amore, frasi eccezionali quelle dell'amore di San Paolo, diventa un inno all'amore e che diventa un modo di comportarsi, non è soltanto un modo di essere. È proprio questo. È proprio questo. Nel mentre in cui tu cerchi la tua frase, te ne propongo io una. Una di Yogananda, che nel suo libro 108 Palpiti d'amore scrive che non vi è tonico più efficace dell'amore, in grado di far risplendere il corpo e la mente dell'uomo. L'amore non si può descrivere, lo si può soltanto sentire. Quindi è già un modo diverso proprio di approcciarsi a questo tipo di sentimento. Ma mi chiedo, l'uomo che vive ora, in questo preciso momento storico, durante il quale stanno accadendo fatti di una gravità, insomma, estrema direi, è possibile che riesca ancora a sentire l'amore, non a provarlo, a sentirlo? Ma è difficile, l'ho detto anche prima, cioè nel senso, questo è un periodo in cui, è un tempo in cui l'importante di una persona è apparire significa apparire significa che mostro quello che ho, quindi la macchina, i soldi, il benessere, e quindi di conseguenza quando io però c'è un momento quando in cui uno possiede significa che appare, ecco. Ma allora, c'è un momento, sì. Scusami, ti interrompo, c'è un momento in cui ritrova l'amore anche questo apparire è l'esteriorità che ognuno di noi diciamo deve mostrare, però, e questo fa parte del processo diciamo tecnico della globalizzazione, insomma di quello che deve essere, ma quando però questo essere umano riesce a stare da solo o con la persona amata, fa infrangere tutti i tabù, cioè consente proprio il sentimento dell'amore, è quello che appare in questi momenti, quando non ha più da mostrare, quando è veramente se stesso. Credo che sia anche questo, diciamo, un aspetto da considerare. Cioè l'amore è quello che consente a quest'uomo, a quest'essere umano, di rivelare se stesso nei momenti di intimità. Quando, fra l'altro, poi, più che cercare, quando cerca l'altro, cerca attraverso l'altro, cerca se stesso. O attraverso l'altra cerca se stesso, e questo consente all'altro di infrangere i tabù che ufficialmente, quando è in mostra, non consente di fare. E questo è il momento in cui cerca l'amore, perché io credo che si possa anche fare un processo di clonazione. Naturalmente è quello che vediamo quando nasce un figlio, lo si può fare naturalmente anche senza il sentimento dell'amore, ma il sentimento dell'amore poi è quello che deve, diciamo,
sostituire o comunque venire dopo, anche se c'è stato un fatto tecnico, deve comunque poi sopperire a quella situazione che, diciamo, è solo fatta, è solo un momento di clonazione. Quindi è un sentimento che ci appartiene comunque. Scusate un attimo, c'è un messaggio da Facebook. Ugo, io purtroppo ho qualche difficoltà a leggerlo. Vuoi farlo tu, per favore? Sì, va bene. L'ha scritto Rosario Moreno. Dunque, io credo che l'amore bisogna dividerlo tra quello che è puro sesso e quello che invece ci fa sentire, ci porta ad una felicità. Insomma, se io amo, mi sento bene. Ovviamente noi siamo chimica e quindi forse ha ragione il dottore. Chissà, mi piace pensare che l'amore è come la fede, lo senti e basta. Flavio? Ecco. Ho ascoltato, anche se è giusto quello che si dice, però io, se permettete, ho un altro concetto di amore. Il concetto di amore è più ampio. È come dire che se uno ama, noi stiamo parlando di amore come qualcosa di un rapporto tra uomo e donna. L'amore sublima questo rapporto, è sublimante. È difficile parlare di amore tra un uomo e donna, e vorrei fare un discorso di età, cioè nel senso, ad una certa età si parla in una certa maniera, a un'altra età si parla in un'altra maniera, no? Ieri scherzavo con Antonella, dice uno che è infermo biologico, c'è la ferma biologica, no? Di conseguenza parla in certa maniera di amore. Speriamo che sia solo biologico. Però vedete, io parto da questo concetto. Guardate, per me il concetto che dà Pietro, che predica a una società maschilista, è un concetto importante per il rapporto uomo e donna. Dice voi avete vicino a voi delle mogli e vivete insieme a loro, con queste donne e con tutto il riguardo che voi avete con queste donne, usa un termine, come un vaso delicato. E dice onoratele, poiché in esso sono eredi con voi della grazia della vita, affinché la vostra preghiera non siano impedite. Attenzione, qui c'è un concetto fondamentale, che l'amore non è un fatto individuale tra un uomo e una donna, l'amore è un fatto sociale. Esatto. Perché la socializzazione dell'amore significa che io mi comporto in una certa maniera affinché la società sia una certa maniera. Quando Cristo dice fate le cose alla luce del sole, perché chi non le fa alla luce del sole significa che teme che le sue opere siano viste, siano controllate, siano giudicate, invece fate la luce del sole, facendo la luce del sole non sbagliate, perché se sbagliate qualcuno vi dice guarda che hai sbagliato. Allora, se consideriamo l'amore soltanto un rapporto individuale tra uomo e donna, significa che consideriamo l'amore soltanto nell'ambito familiare, e questo è sbagliato. Oggi ci troviamo con questa situazione ad avere ragazzi che a scuola picchiano i professori, gli sputano, fanno i restacci. Cioè, ma è diverso, cioè perché dentro la casa deve essere stato un rapporto e fuori la casa non c'è più il rapporto? Quella che ha sfregiato il ragazzo, che ha sfregiato la professoressa, o il padre che ha dato là, ha picchiato il professore. Cioè, vedete che il rapporto parentale non è sempre bello. Quando uscirono i decreti delegati, io fui uno dei pochi a dire, sapete cos'è i decreti delegati, no? I decreti delegati è quando si aprì la scuola, i genitori, i consigli di classe, i consigli di istituto, eccetera, eccetera. Io fui uno dei pochi a dire, attenzione, che se entrano i genitori nella scuola portano la loro educazione alla scuola, non l'educazione alla socializzazione. E questo sta avvenendo, che l'amore che c'è nella famiglia viene trasportato, perché è una cosa individuale, viene trasportato fuori. Mio figlio, gli vuole bene perché è mio figlio, quindi tu non rompere le scatole.
stai facendo una cosa contro la mia famiglia. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Quindi dimmi. Non è nemmeno corretto sostenere che quello che si fa per amore va sempre al di là di tutto, del bene e del male. No, questo è giusto, ma se fatto con amore, perché dice, quando vi ricordate quell'inno all'amore allora guardate, Francesco, allora, quando San Francesco predicava, c'erano altre persone che avevano scritto, che avevano fatto le poesie, che vi ricordate Dante Alighieri, giusto, no? Dante Alighieri, poco dopo Francesco, fa quell'opera grandiosa che è la Divina Commedia, no? Ebbene, certo. Mentre questi poeti, a tempo di Francesco, a tempo o poco dopo, poetizzavano l'amore come qualcosa che aveva bisogno, cioè per esempio la donna era paragonata alla natura, sei bella come il sole, le tue gote sono come melagrane, ma vi ricordate queste poesie che abbiamo studiato a sì, scuola, certo, no? Certo. Francesco diceva no, la natura significa elevarsi a Dio, non significa elevarsi a una donna, non puoi paragonare la natura ad una donna. La natura ti porta all'elevazione verso Dio, non verso la donna, perché la donna fa parte della natura, come l'uomo fa parte della natura. Quindi quello che dobbiamo glorificare non è tanto la bellezza materiale, ma quanto la bellezza spirituale. E infatti Francesco era uno che aveva le stime, non è che era uno qualsiasi, insomma. Infatti Flavio, quanto conta l'amore per l'evoluzione spirituale dell'uomo? Considerato che ce n'è talmente poco in giro, vedo anche che di conseguenza non c'è una grande speranza di evoluzione. L'amore è fondamentale. L'amore è fondamentale, nelle parole di Cristo lo dice, l'amore, amatevi gli uni gli altri, come non amate i vostri amici, amate anche i vostri nemici. Quindi qui c'è già una frase che è sociale, non è soltanto spirituale, è sociale. Cioè l'amore significa che devo portare alla pace, devo portare alla concordia, alla trasparenza del mio essere cristiano. Ma poi quando Paolo dice l'amore non è invidioso, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si adira, non mi ricordo quali altre parole dica, non gode per esempio del fatto che ci sta l'ingiustizia. Quindi l'amore non è soltanto un rapporto tra due persone, l'amore è un rapporto tra una persona e tutto ciò che circonda, che c'è intorno, è un rapporto tra questa persona e la sua donna, è un rapporto tra questa persona con i suoi figli e con i suoi amici e con tutto ciò che lo circonda. Se io dico che voglio bene a mio figlio e poi dico che guardate quanti cavoli di neri di statuto, immazzemoli tutti, che educazione sto dando a mio figlio? Non sto amando mio figlio. Ma perché? Quello comunque non è secondo te anche il frutto di una certa azione dislocativa, vale a dire meglio individuare in qualcun altro il nemico piuttosto che mostrarsi palesemente, cioè adesso in questo momento sta accadendo questo, mi sembra, viene puntato il dito contro il vicino di casa, contro il migrante, contro il rom, contro chiunque sia diverso, perché bisogna distogliere l'attenzione da quello che è il vero problema. Perché abbiamo degli interessi particolari, i nostri certo. Interessi, sono i nostri interessi, noi non abbiamo lavoro, non abbiamo casa, siamo poveri, ci stanno sfruttando, eccetera, tutto questo lo riversiamo verso altri soggetti, no? Quando ci è stato insegnato che l'amore non cerca il suo interesse, che significa? C'è qualcosa che non quadra in questo senso di amore, c'è qualcosa che non ha senso, come non ha senso la festa di San Valentino, come non ha senso la festa della donna, cioè qualcosa che puzza di materiale, puzza di particolare, non ha il senso del sociale, non ha il senso dell'universale. L'amore è universale, non può essere particolare. Se noi ci mettiamo parlo da una persona che l'abbiamo già detto, sta infermo biologico, ma se noi guardiamo
effettivamente la nostra vita, ci accorgiamo che l'amore vero nasce tra due persone, nasce quando gli interessi sono simili, quando gli interessi sono veri, quando gli interessi sono partecipati, se no la coppia non va avanti, non può andare avanti come si diceva prima, il fatto che io amando una donna riesco poi a cambiare qualcosa nella mia, nel mio sentire, nel mio sentimento. Ma non è questo, perché una volta che io ho fatto l'amore con una donna, ho avuto il piacere e per me è finito lì. E può scusami, Flavio, scusami se ti interrompo, ma come dicevi tu, stai dicendo tu giustamente, c'è un atto di passione a cui dovrebbe far seguito l'amore, no? Cioè, certo. La parte dell'attrazione fisica, e questo è un amore localizzato, come dicevi prima, in una coppia. Deve essere l'inverso. È l'amore che dà la passione, non la passione. Ma sai che io credo che lo sguardo e l'attrazione fisica, diciamo, sia la prima parte di un approccio fra due persone che, insomma, poi certo. Si uniscono. Diciamo, quando viene meno la passione, e allora dovrebbe subentrare il cosiddetto amore. Però questo non entra ancora in quel discorso, diciamo, totale di cui parlavi prima, cioè un amore generalizzato, no? Un amore universale, sì, cioè è un amore, diciamo, che significa un allontanamento dalla morte. E cioè se vogliamo, diciamo, anche vedere questo aspetto, un moto dal luogo, cioè un allontanamento dalla morte, perché questo significa dare anche un significato al vuoto che anticipa e segue la vita di un essere umano. Cioè l'essere umano non sa nulla del primo, non sa nulla del dopo, però con l'amore riesce a allontanarsi. Hai ragione, però stai facendo un discorso anticristiano. No, io non l'amore non credo che abbia un connotato religioso. L'amore ha un connotato non religioso, spirituale. Ecco, quindi. Allora, se c'è un connotato spirituale, io devo conoscere tutte le fasi del mio spirito, da quando nasco e da quando muoio. Quindi per me, Cristiano, non esiste la morte, ma esiste l'amore che mi fa stare. Sì, esiste l'angoscia. Esiste l'angoscia, l'insicurezza, certo. L'incertezza. Ma l'insicurezza da che nasce? Nasce dal non sapere, dal non conoscere. Esatto, sì. Allora ricominciamo sempre da capo, cioè nel senso ricominciamo dall'ABC. Allora, perché non sappiamo? Perché non conosciamo? Perché non siamo stati educati alla conoscenza delle regole del materiale, ma anche delle regole spirituali? Perché non le conosciamo questo? Se ci sono delle regole per cui il mondo, l'universo è così perfetto, gira, tutto quanto non si scontra mai, tutto quanto è preciso, perché le stesse regole non ci sono anche nello spirito? Perché nessuno ce l'ha insegnate, eppure sappiamo che qualcuno ce l'ha spiegato. Quindi partiamo sempre da un concetto: dove baso la mia cultura? Se io baso la mia cultura su un aspetto materialistico, per me l'amore va bene, tutti gli amori del mondo. Se io invece baso un discorso su un discorso più spirituale, su un concetto che non è religione, che la religione ha oppresso i popoli, anzi ha dilaniato il concetto d'amore, ricordiamoci quello che succedeva nel Rinascimento e nel Medioevo, quando le donne venivano date spose per guadagnare un regno o per mantenere il proprio regno, cioè l'oggetto. Ritorniamo dall'inizio: l'essere umano è un essere individuale, libero ed eterno, e come essere individuale, libero ed eterno è proprietario di se stesso, e di conseguenza l'amore significa riconoscere nell'altro la proprietà di se stesso e quindi rispettarlo e onorarlo come un essere
libero ed eterno. Questo è il concetto fondamentale da cui dobbiamo basarci. Se ci basiamo su altri concetti, facciamo altri discorsi, che sono discorsi che vanno, per me vanno tutti bene, ma non affrontiamo il discorso il significato dell'amore, che noi diciamo che l'amore è soltanto un rapporto tra un uomo e una donna, limitiamo questo grande concetto universale, cioè, distruggiamo, posso dire, distruggiamo San Francesco d'Assisi, distruggiamo tutti questi grandi santi che sono dati per amore, che hanno sofferto per amore, che hanno dato la propria vita per amore. Diventa un concetto povero. Si va a ridurre un po' troppo, perché poi alla fine è proprio stato questo il danno arrecato all'amore: è stato distrutto, è stato banalizzato, come si diceva anche poc'anzi, è stato reso nulla rispetto a quello che è in realtà. Eppure, Flavio, come tu giustamente... Senti, scusami, guarda, mi è capitato adesso, stavo guardando su internet, allora, una cosa che mi avevo copiato e adesso l'ho trovata. Allora, Matteo dice, quindi sta scritto sul Vangelo, non sta scritto sul romanzo, sta scritto: una casa regge se ha fondamenta solide, una famiglia perdura se si fonda sulla pratica delle parole di Gesù. Non lo dico io, Matteo, il Vangelo di Matteo. Quindi diciamo, logico, io parlo da cristiano, un altro potrebbe parlare da buddista, cioè, però il concetto di amore è così forte, così ampio, che non si può dire, che non si può limitare a un rapporto tra due persone. È quello più eclatante, l'amore tra due persone è quello più eclatante, è quello che più vediamo, ma è quello più pericoloso però. Ma l'amore infatti può essere declinato in tante altre maniere, può essere solidarietà, può essere empatia, può essere reciprocità, può essere aiuto all'altro, ma appunto, Flavio, noi abbiamo avuto tanti maestri, no? Tutte le religioni, tutte le nazioni, in tutto il mondo, insomma, ci sono state anime elette che sono discese tra noi e ci hanno lasciato un insegnamento. L'uomo ha parlato, scritto, dipinto, ha fatto qualunque cosa per tentare di descrivere l'amore o di arrivare ad esso. Ma secondo te ha smesso questa sua ricerca? Ha rinunciato all'amore? No, assolutamente. L'uomo non può rinunciare all'amore. L'uomo sicuramente ricerca continuamente l'amore. Il problema è le basi sulle quali lui, diciamo, scusa, basa il suo amore. Il problema è che la ricerca è fondamentale, come diceva prima, cioè l'amore è anche, cioè l'uomo è angoscia, è paura, c'è tante cose nell'uomo che gli dà questa insofferenza, che gli danno, e quindi l'amore è l'unica cosa, è l'unico elemento che può salvare l'uomo da tutte queste sue manie di persecuzione o manie di angoscia, eccetera. E di conseguenza è fondamentale l'amore. E quindi la ricerca ci sarà sempre. La ricerca ci sarà sempre. E credo che l'importante è invece dare un impulso a quello che è la cultura dell'amore, che è diversa. Adesso facciamo la festa. In Argentina ci sta la festa della mamma, la festa del papà, la festa della sorella, la festa del fratello, la festa della nonna. Noi stiamo riducendo i nostri amori in delle feste. E di conseguenza stasera cene, veglioni, regali, cioccolatini, baci e quant'altro. Non voglio andare oltre. Lo stesso, tra poco, tra due mesi sarà la festa della donna e sarà la stessa cosa. Io scherzando a volte dico, tu mi conosci Antonella, che a volte scherzo, dico delle battute strane, dico, qualcuno mi ha detto, ma a tua moglie la lasci libera? Dico, certo la lascio libera, ho allungato anche la catena. È questo il senso che noi ci abbiamo, allunghiamo la catena, facciamo una sera, facciamolo stare là,
facciamolo andare a vedere lo spogliarello di uomini, facciamolo stare soli, eccetera. È una, è di per sé una, come si chiama, un surrogato della, non, sì, della libertà, e un surrogato addirittura della, del rispetto. Facendo così non si rispetta nessuno, si dà soltanto adito a delle manovre economiche e poco spirituali, e poco umane, diciamo, poco umane. Amatemi, amatevi come io ho amato voi. Secondo te ci riusciremo mai? Questo è il problema grosso. Ci riusciremo se verremo aiutati. Io penso che l'uomo ha delle grosse difficoltà a mettere in pratica questo concetto, però se noi diciamo i nostri sforzi li mettiamo su tutte le cose che facciamo, in modo tale che siano, che tutte le azioni che facciamo non rechi danno a nessuno, e allora questo amore può darsi pure che riusciamo a farlo, da tutte le cose, dalla politica alla scuola, a tutto quello che noi facciamo nella società. Dobbiamo tener conto che deve essere una cosa che è, diciamo, di profitto a tutti, ma di danno a nessuno. Faccio sempre l'esempio delle sigarette, no? Lo Stato vende le sigarette e poi ci scrive: può causare la morte, può causare il tumore. Ma come? Che cosa guadagno io, Stato, se poi devo mettere i soldi per curare i malati terminali? Che cosa ci ho guadagnato? Non ci ho guadagnato niente, però ho rispettato la libertà. E ritorniamo ancora da capo. Che cos'è questa libertà? Capite? Il discorso è come un cane che si morde la coda. Bisogna trovare il fondamento, le fondamenta salde, e poi andiamo avanti nel discorso. Come quando si fa una piattaforma, no? Prima di tutto mettiamoci d'accordo su che cosa discorrere, e poi parliamo. Se andiamo là e parliamo di tutto, ma non parliamo di quello che ci interessa. Certo. Comunque devi chiedere qualcos'altro. Sì, no, volevo soltanto aggiungere, naturalmente è tutto condivisibile quello che Flavio, come sempre, dice. E naturalmente quello che volevo aggiungere è che credo che siamo tutti d'accordo che quando si parla di felicità credo che si debba parlare di amore, un amore incondizionato, sempre e comunque, qualsiasi cosa avvenga, e quello secondo me dovrebbe essere l'obiettivo che tutti quanti, a cui dovremmo tendere tutti quanti, e quindi quando identifichiamo, quando parliamo di felicità dovremmo identificarla con un amore comunque sempre, sempre presente, insomma. Questo credo che si possa, diciamo, trarre come conclusione, almeno secondo quello che ci siamo detti, insomma. Che ne pensi? Che lo scopo dell'uomo è arrivare alla felicità. È lo scopo. E la felicità è amore, insomma. Certo. Vedo che è arrivato il nostro Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Massimo? Sì, ci siamo. Un saluto a tutti. Ciao Massimo. Siamo ancora in linea con Flavio, non so se vuoi chiedergli qualcosa. No, io sono qui per partire con le anticipazioni del giornale radio dell'Istria, comunque lo saluto a proposito di Flavio Ciucani e dell'Istria, infatti è un po' una terra in comune, abbiamo partecipato ad una conferenza appunto con gli amici della minoranza italiana, precisamente a Palazzo Manzioli a Isola d'Istria, ecco, mi ricordo. Ecco, sì, fummo appunto, cioè, siamo stati ospitati molto cordialmente da questi amici, insomma, fu una bella serata. Ecco, oltretutto, poi ricordo che queste tematiche sono state affrontate anche su un programma di approfondimento, intrattenimento serale a Telecapodistria con Lorenzo Iosa, ha partecipato anche Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato di Fatima, noto a livello mondiale, e poi credo anche tu, Flavio, hai fatto una capatina.
C'ero io, c'ero io. Ah, ecco, c'eri anche tu, ecco, ecco, sì, 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 quindi sei stato anche lì in trasmissione a Telecapodistria, che adesso ricordo la si può anche vedere in tutta Italia tramite il satellite con la piattaforma TVSat. Bene, allora, io saluto il nostro ospite, Flavio Ciucani. Ciao Flavio, grazie. Ciao Flavio. Grazie a voi, scusate il ritardo stasera, sono andato un po' di fretta, ma spero che sia stato fruttuoso questo discorso che abbiamo fatto. Come sempre, grazie Flavio. Grazie a voi, arrivederci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Allora Massimo, ti do subito la linea per gli ultimi aggiornamenti. Sì, mi fa piacere, avete avuto stasera questo ospite molto importante, un amico che conosco da tanti anni, parliamo di primissimi anni 90, ecco, quando facevamo le conferenze a Pisa, io ero lì come, diciamo, corrispondente di Radio Treviso 103, quell'emittente che era molto ascoltata qui nel nord-est, purtroppo un'altra delle belle emittenti radiofoniche che, pensate, amici ascoltatori, copriva da Ferrara fino giù a Pola, quindi tutto l'arco del nord-est, estendendosi fino al lago di Garda. Beh, insomma, era un emittente che ha dato tanto agli ascoltatori, soprattutto a quelle persone anziane, perché alla sera c'erano dei programmi proprio mirati per tenere compagnia ai pensionati, alle persone rimaste proprio sole, ecco. Ecco, questo sì, assolutamente, era condotta da Franco Garbin, un bellissimo ricordo dal 1990 al 2000. Purtroppo è un'altra emittente che poi è scomparsa, le frequenze sono state cedute, è una delle tante, mi tocca dire, emittenti regionali o interregionali comunque che sono venute a meno. Questo è un problema che soprattutto è sentito oggi, perché ancora il problema va avanti, questa situazione purtroppo non c'è a diminuire. Allora andiamo subito con le anticipazioni, perché siamo in ritardo, dunque parleremo alle 45 inizio di oggi, innanzitutto delle celebrazioni della giornata del ricordo, questo assolutamente in primo piano, poi a seguire andiamo a Rovigno per la sesta sessione ordinaria dell'Assemblea Unione Italiana, quindi concorso Europa a scuola, accettati i temi in italiano. Poi ci spostiamo a Buie, elezioni della comunità degli italiani, quindi festeggiamenti del carnevale, ci sono state sfilate, balli, insomma parecchie iniziative in Istria. Poi Pirano, assegnazione premio Tartini 2017. Questo ed altro ancora alle 45 con Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. A te Antonella. Grazie a Massimo Bonella, che ritroveremo alle 22 durante la diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a voi ascoltatori per averci seguito anche questo pomeriggio e vi diamo appuntamento alle 22 per la diretta con il nostro Aaron Pettinari, oppure mercoledì prossimo alle 18.30 sempre qui su Radio Science. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci.